Formazione nuovamente in campo, gentili telespettatori, ovviamente parliamo di Aquile Calatine e città di Aci Sant'Antonio per la ripresa di questa partita, il cui parziale è di Aquile 2 Aci 0. I gol, lo ricordiamo ancora, sono stati realizzati da Abdoulaye ed Enrico Ruscica. Su assist ha evidenziato questo dello stesso Abdoulaye, che ha giocato un gran primo tempo. A battere il calcio inizio in questa ripresa è la formazione bianco-azzurra, che comunque si è data da fare, è andata vicino al gol. Partiti intanto, faccio partire anche il nostro di cronometro, partita agli ordini ovviamente del signor Lorenzo Fragalà, arbitro dell'incontro, lo ricordo ancora, assistito da Costantin Palumbo e Marco Gianino. C'è la verticalizzazione di Gallo, intercettata da Buttiglieri, rilancio ancora a metà campo, fermato ancora dal numero 7 bianco-azzurro, che mette in movimento Grasso attaccato da Giaquinta, riesce a difendere la palla e a servirla per la corrente Giampiccolo ancora a destra per il giocatore Ancione in posizione di ala, riparte da Gallo l'azione, Berani attaccato da Lupi, tocca corto ancora per Gallo, la verticalizzazione, lo scatto a destra dei Giampiccolo va in dribbling, saltato Ianizzotto, parte il cross, la destra di Genovese a mettere fuori, raccoglie Pallancione, la mette fuori ancora per Giampiccolo, resta l'attacco dunque la 62 pericolosamente, non c'è intesa però tra Giampiccolo e Ancione, la palla che si spegne a fondo campo. Ma oltre ad essere stata insistita, è stata sicuramente interessante questa prima azione d'attacco dell'Aci Sant'Antonio. Per la rimessa al fondo il solito Polessi, la testa di Giampiccolo, palla nella zona di Buttiglieri che allontana ancora Giampiccolo, che raccoglie palla ai 25 metri, parte il suo traversone al limite, fermato da Grazioso, ha dovuto, come dire, anticipare troppo la battuta al volo perché è pressato da Genovese e dunque sfuma questa opportunità offensiva della formazione bianco-azzurra col temibile Grazioso che, lo ricordo, esattamente al 36esimo si è reso autore di un tiro da 20 metri veramente molto bello di pieno collo leggermente esterno destro che ha sfiorato, letteralmente fatto la barba al palo alla sinistra di Polessi. Intanto la palla è finita fuori, c'è rimessa in attacco per le Aquile Calatine, si fa portare Bartoluccio sul punto di battuta, mette in gioco per Lupica, Lupica difende molto bene la palla, viene contratto da Gallo che la scaraventa nuovamente in out, finisce a terra Lupica che prontamente comunque si rialza, nuova rimessa per i padroni di casa che quest'oggi indossano questa casacca nera, calzettone e calzoncini rossi come vedete, lo scambio con Amadou, poi c'è il tackle scivolato di un giocatore bianco-azzurro, credo Gallo, a rimettere la palla nuovamente in fallo laterale, altra rimessa che sta per essere effettuata da Bartoluccio. La lancia la palla nella zona di Abdoulaye, stoppa a seguire di testa, non riesce di fatto a mettere la palla in campo il numero 9, c'è semplice rimessa dal fondo a favore della città di Aci Sant'Antonio, l'estremo difensore Mistretta deposita la palla a terra, la scambia con un compagno, ancora Mistretta, il rilancio del portiere raccolto di testa da Nicotra, poi il palleggio tentato da Abdoulaye però che si impenna, Amadou che riesce in qualche modo a servire Lupica che effettua il cross sul secondo palo troppo lungo per l'eventuale intervento di Giaquinta, la palla che si spegne direttamente in fallo laterale. Rimessa già effettuata. Va al rilancio Grasso. Servito Pandolfo. Si è in possesso della palla, ancora molto abile nel far pressing alto Abdoulaye, poi il rimpallo che però favorisce Gallo. Irrompe Genovese, la palla che è ancora raccolta dai bianco-azzurri con Berani che cerca di lanciarla a sinistra dove viene deviata in auto, rimessa già effettuata da Grazioso a beneficio di Battaglia, Battaglia difende palla fra due avversari, si allarga a sinistra, poi raddoppia, anzi triplica la marcatura Lupica, ma Battaglia riconquista la sfera fin quando subisce il fallo commesso da Amadou e c'è calcio di punizione a favore dei bianco-azzurri. Tutto questo, gentili telespettatori, allo scoccare del quarto minuto della ripresa sul parziale di Aquile 2 Aci Sant'Antonio 0. Pronto il solito Grazioso sul punto di battuta. Due uomini formano la barriera, l'arbitro ne fa rispettare la giusta distanza. Non è Grazioso comunque sul punto di battuta,
parte il traversone, la testa di Buttiglia di Palone che si impenna, poi da Tergo il fallo sul capitano Ruscicca commesso da Pandolfo e c'è calcio di punizione a favore delle Aquile Calatine. Genovese a cercare lo scatto di Abdoulaye, la testa del solito Pandolfo a chiudere bene stavolta a beneficio di Marco e poi attenzione al palo che favorisce Amadou, la palla però credo sia finita al di là della linea laterale, anzi no, gioco pericoloso credo di Amadou ed ecco ha segnato il calcio di punizione a favore degli ospiti. Pandolfo il destro del numero 4 lungo verso la tre quarti avversaria, la testa di Buttiglieri che si appoggia però sulle spalle dell'avversario, dice l'arbitro che assegna punizione a favore della città di Aci Sant'Antonio, piena tre quarti delle Aquile e da lì si può anche tentare la battuta direttamente a rete sulla palla diversi giocatori, Gallo, Grazioso, c'è anche Pandolfo, anzi Grasso. Trenta metri dalla porta difesa da Polessi, barriera nutrita di difensori attaccanti a disturbarla tra virgolette. Pronto Gallo col suo destro, gli toccherà la palla credo il giocatore Grasso. Così è infatti il destro di Gallo direttamente a fondo campo. Nulla di fatto. Sei primi, 30 secondi di gioco nel corso del secondo tempo. Aquile Calatine 2, città di Aci Sant'Antonio 0. Fanno ancora la differenza i gol realizzati da Abdoulaye e Ruscicca. Nicotra. Si gira bene. C'è spazio a sinistra per Ruscicca. Ecco servito Iannizzotto. Ruscicca subito pressato, perde palla la ripartenza di Ancione, poi irrompe come sempre in precisa tempestività Luppica, ma attenzione alla ripartenza dei biancoazzurri con Ancione che mette in movimento Pandolfo, Pandolfo che si lancia a sinistra, il cross basso messo fuori da Genovese, la palla a centrocampo toccata bene da Abdoulaye che riesce a servire Giaquinta la difende, la serve per Ruscicca però che viene anticipato dal perentorio intervento di Giampiccolo che dunque mette nelle condizioni di battaglia di attaccare l'area avversaria, apertura ancora a destra per Giampiccolo che si coordina, parte il traversone finito in offside, il bianco-azzurro con la casacca numero 2 si alza la bandiera dell'assistente e c'è dunque calcio di punizione a favore delle Aquile Calatine ma che hanno certamente rischiato qualcosina in questa situazione. Sono comunque sempre abili gli uomini di Mister Platania nel portare il pressing al portatore di palla, ma attenzione a questa volata di Iannizzotto, preso in controtempo Abdoulaye, la palla è facilmente recuperata da Gandolfo, la mette a terra bene Buttiglieri, Giaquinta non abbocca la finta di corpo Giampiccolo che lascia sfilare in alto, rimessa bianco-azzurra, lo stesso Giampiccolo la effettua, colpo di testa di Giaquinta, doma il pallone, la mette a terra Nicotra servendolo su Genovese che aggira il suo diretto avversario e serve Buttiglieri, Giaquinta, Abdoulaye, Nicotra, Luppica a pieno organico adesso le Aquile, ottima la giocata di Amadou che difende palla, la cede per Bartoluccio, parte il traversone in piena aria, blocca e la fa sua con molta sicurezza devo dire Mistretta, poi toccato fallosamente da Ruscicca, punizione già battuta a sinistra a beneficio di Di Marco, intercettata da Nicotra, quindi Luppica, Bartoluccio, ottima la sua giocata, Nicotra apre bene a destra, il tackle scivolato, il rimpallo che favorisce Amadou, si alza però la bandierina, o forse ha commesso fallo, Amadou, poi Pandolfo riporta la peggio in uno scontro fortuito con
il compagno, ma forse anche Amadou, lo aveva involontariamente colpito al volto. Ad ogni buon conto l'arbitro assegna calcio di punizione a favore dell'ACI Sant'Antonio. Tutto questo, gentili telespettatori, allo scoccare del decimo della ripresa. Aquile Galatine 2, città di ACI Sant'Antonio 0. Batte come sempre Pandolfo. Palla lunga verso la tre quarti avversaria. Colpisce bene di testa Battaglia, ma poi recupera Iannizzotto per Polessi. Di controbalzo Polessi verso la metà campo avversaria, la palla che rimbalza a terra e la lascia sfilare fuori Giampiccolo che la rimette in gioco. Di prima Gallo non trova compagni, la palla è fuori, rimessa stavolta a favore delle Aquile. Iannizzotto. Nicotra Buttiglieri subito attaccato, gioco pericoloso però ai suoi danni, commesso da Grazioso. L'abito segna piazzato per le Aquile. E come avevamo sottolineato nel corso del primo tempo, giocano sul piano psicologico in maniera certamente rilassata, avendo trovato il gol vantaggio dopo solo 8 minuti, grazie a questa, tra virgolette, rapina sulla tre quarti avversaria di Abdullahi. Ma attenzione alla volata sulla sinistra di Giaquinta, lo contrae bene Giampiccolo che guadagna pure il calcio di punizione, già battuto a beneficio di Gallo, attaccato da Abdullahi. Difende palla il numero 7 bianco-azzurro, mettendo adesso in movimento Berani, che è costretto a decentrarsi sulla corsia di sinistra, lo va a attaccare Lupica. Berani nel possesso palla, il raddoppio, sbaglia la misura del passaggio Nicotra, quindi Abdullahi spara la porta, difende molto bene il pallone, poi però ritorna sull'avversario Pandolfo in tackle, scaraventato la sfera in faro laterale. Vi dicevo di Abdullahi nel corso del primo tempo, che ha approfittato, come meglio non si poteva, di una piccola incertezza difensiva nella circostanza, credo commessa da Sapienza. Ha rubato palla, si è dunque involato verso l'area avversaria e ha trafitto il portiere Mistretta con un preciso piatto destro che si è insaccato nell'angolino basso alla destra del numero 1 bianco-azzurro. A centrocampo intanto tocca il pallone Ruscica, riesce a servire Iannizzotto, subito attaccato ancora Ruscica. Ruscica effettua questo lancio a scavalcare l'avversario, ma indirizzando involontariamente la palla fuori, la rimessa è bianco-azzurra, già effettuata da Giampiccolo. Gallo attaccato fallosamente da Ruscica, ancora fermato il gioco e calcio di punizione assegnato agli ospiti, già battuto da Sapienza. Gallo sventagliata sulla tre quarti avversaria, per un attimo fermata da Bartoluccio, ma gli ruba palla Grazioso, ritorna Bartoluccio sull'avversario che gli commette fallo sul numero 2 biancorosso. Nuovamente interrotto il gioco e nuovo calcio di punizione a favore delle Aquile. Non passa, la palla indirizzata su Abdullahi, rompe Pandolfo, batte ripati a centrocampo, poi difende palla ma commettendo fallo Capitan Ruscica, che si lamenta nei confronti del tiratore di gara che ha accordato il calcio di punizione a favore dell'ACI Sant'Antonio. La verticalizzazione a beneficio dell'attaccante di Battaglia, Battaglia che apre a destra bene per Giampiccolo, fermato in out da Giaquinta. Resta in attacco la formazione bianco-azzurra, lo stesso Giampiccolo si incarica della rimessa in gioco effettuata per l'accorrente Berani. Berani anzi si alza di Grasso, allontana la minaccia Ruscica ma involontariamente servendo gli avversari, ecco servito a sua volta Grazioso in posizione della sinistra, attaccato da Amadou che devia in out. Rimessa dunque l'attacco per il città di ACI Sant'Antonio, rimane lo stesso Grazioso a rimettere in gioco a beneficio di Ancione. Ancione per Gallo, sventagliata a sinistra che non raggiunge ma ferma ancora la palla Gallo, cerca di servire Berani, viene stratonato e messa a terra il numero 7 bianco-azzurro, ed ecco come è andato ancora il calcio di punizione a favore dell'ACI Sant'Antonio. Piena tre quarti delle Aquile Galatine, dunque insiste con tanta buona volontà all'11 in campo di mister Platania nel tentativo di dimezzare le distanze. Pronto sul punto di battuta c'è Ancione, parte sul traversone sul secondo palo, la testa di Giaquinta a mettere fuori la palla rincorsa da Iannizzotto, ma in anticipo Pandolfo che riesce a servire il giocatore Sapienza. Sapienza riesce di fatto a mettere la palla in campo, fa due avversari, lascia proseguire il gioco ma in realtà aveva commesso fallo
il numero 3 bianco-azzurro, che peraltro si è fatto male a seguito di uno scontro con, se non vedo male, Jannizzotto. Entrambi dunque doloranti, cerca di chiarire l'accaduto con il direttore di gara. Ad ogni buon conto il gioco riprende con il calcio di punizione a favore delle Aquile Calatine, mentre si è comunque rialzato Sapienza. Batte Buttiglieri la punizione, la testa di Abdullahi che si fa un po' male, tenta la verticalizzazione, Lupica rimpallato dagli avversari, la palla poi intercettata da Nicotra, sbaglia però la misura di passaggio, attenzione contrattacco pericoloso dell'ACI con Grazioso, lo ferma in precisa chiusura Genovese che mantiene pure la palla in campo, la cede per il vicino Bartoluccio, ancora Genovese, ma viene sbagliato il passaggio, la palla che comunque giunge nella zona di Giaquinta, resta in attacco però il l'ACI Sant'Antonio. Non riesce di fatto a mantenere la palla in campo Di Marco e c'è rimessa biancorossa. Pronto Bartoluccio. Occhiata al cronometro, sono adesso 16 minuti nel corso di questo secondo tempo. Il parziale è immutato rispetto alla prima frazione. Aquile 2, ACI Sant'Antonio 0. Biancazzurri che attaccano ancora pericolosamente Ancione, poi fermato da Jannizzotto, intercetta Berani. Anzi, tratta di, scusate, di Grosso che ha messo a destra per Gianpiccolo che mette in movimento Ancione spara la porta, è attaccato da Ruscica, difende palla il numero 11 bianco-azzurro, Ruscica lo bracca, gli morde le caviglie, poi commette fallo il capitano Calatino ed ecco accordato il calcio di punizione per gli ospiti. Lo batte Sapienza per Gallo, Gallo ancora a destra, non riesce ad agganciare Grasso che devia in out. Rimessa Calatina, pronto Jannizzotto. Cercava Abdullahi ma è troppo corto il passaggio, rimpallo che favorisce Nicotra. Quindi Lupica, corpo a corpo con Gallo, hanno la meglio i bianco-azzurri. Berani, Grazioso attaccato da Giaquinta. Ripallo che favorisce Gallo, ancora Giaquinta a deviare in fallo laterale. Rimessa già effettuata, Berani. C'è spazio, lo vede e lo sfrutta adesso Gianpiccolo. Parte il cross rasoterra, fermato facilmente da Nicotra. Ruscica, c'è spazio da sinistra adesso per Abdullahi che potrebbe sprigionare la sua velocità. Il passaggio centrale è per Ruscica, coordinazione, palla di poco alta. Incredibile palla gol dai 20 metri sul destro di Enrico Ruscica, ancora una volta splendidamente servito dall'ottimo Abdullahi che ha visto il compagno inserirsi, avere spazio, ha avuto tempo per mirare bene la porta avversaria, ha dato tanta potenza Enrico Ruscica ma non la dovuta precisione. Nicotra sopra il pallone ma lo serve involontariamente agli avversari, la sponda tentata da Ancione, poi Nicotra recupera palla che viene dunque raccolta nella propria area da Poles. Recuperano palla in attacco, attenzione i giocatori ospiti con Berani che serve bene a sinistra e parte il traversone, tenta il colpo di testa basso, battaglia ma non riesce a dare forza alla sua battuta, facile la presa di Polessi che ha già rimesso lungo verso la tre quarti avversaria. Ottimo l'anticipo di Sapienza, la palla però intercettata da Giaquinta che dalla lunga distanza ha tentato di calciare verso la porta avversaria ma non dando però la dovuta forza alla sua battuta. La messa da fondo effettuata da Mistretta che ha messo in movimento il solito Pandolfo. Grazioso, sempre bravo nello stretto a palleggiare, ottima l'apertura per Ancione. Ancione è attaccato da Jannizzotto, difende per il numero 11, rimpallo che fuorisce ancora e Ancione, poi lo contrae bene Nicotra, in seconda battuta allontana Lupica, lo scatto di Amadou. Amadou e Abdullahi, esce dai 16 metri, ci giscano, Amadou e gol! Il gol dell'opportunista Amadou!
hanno fatto un attimino confusione qui i difensori centrali dell'ACI Sant'Antonio. Era stato di fatto costretto l'estremo difensore Mistretta ad abbandonare i propri 16 metri. Si è prontamente inserito in quello spazio che avevano di fatto lasciato in mezzo il velocissimo Amadou, che ha colpito bene il pallone, una specie di interno collo destro dai 20 metri, che a porta vuota ovviamente si è insaccato in rete. Dunque, allo scoccare del 20° di questo secondo tempo, nuovo parziale qui al Pino Buongiorno, Aquile Calatine 3, ACI Sant'Antonio 0, gol di Amadou. Mentre vediamo che mister Pratania effettua la prima sostituzione, esce dal rettangolo di gioco grasso. Adesso vedremo di capire qual è il giocatore che viene mandato in campo. Intanto servito a sinistra il neoentrato, la palla che viene recuperata da Grazioso, Grazioso che cerca di involarsi, viene fermato bene da Lupica, quindi già quinta, cerca di servire Bartoluccio che di fatto non riesce a mandare la palla in campo, poi in rovesciata libera bene Genovese la propria tre quarti, ma recupera palla ancora la Cisantadone che insiste in azione offensiva, ferma questo verticale Buttiglieri, ottima la sponda di Ruscica, lo scatto di Anizzotto, Anizzotto attaccato da Ancione, serve male il compagno di reparto che nella circostanza è stato Abdullahi, la palla finisce in faro laterale, rimessa già effettuata. L'anticipo di Ruscica, già quinta, il suo passaggio che non passa, l'interdizione fintata se non altro di Bartoluccio che guadagna questa importante rimessa laterale in attacco per le Aquile Calatine, lo stesso numero 2 biancorosso la effettua, c'è poco movimento in questo momento, i compagni in avanti, va a cercare Lupica che viene però anticipato e poi la deviazione biancorossa in out, rimessa già effettuata dall'ACI Sant'Antonio, la palla che sfila, irrompe Buttiglieri che scaraventa lontano, erano di fatto rimasti 2 contro 2, qui i difensori biancorossi, intanto pronto per la rimessa laterale Di Marco. Triangolazione che non si concretizza con Grazioso, la palla che sfila in fallo laterale. Intanto il giocatore che è entrato tra le fila dell'ACI Sant'Antonio è Russo, che ricordiamo ha preso il posto di Grasso. Nicotra subito braccato, Genovese che rilancia verso la metà campo, il colpo di testa di Giampiccolo, ottima la sponda di Ancione, la palla messa a terra da Berani, quindi servito il giocatore Di Marco che ha cercato un compagno che non ha trovato, Nicotra servito da Genovese, adesso sventaglia a sinistra per il tutto solo Iannizzotto che ha spazio, va a chiudere però Gallo, ecco Iannizzotto, difende palla, si accentra, appunto l'avversario, serie di finte, sempre molto abile a fare questo gioco, il numero 3 calatino Nicotra. Ha scambiato con Ruscica, la verticalizzazione, fermato in anticipo già quinta, poi c'è il fallo di Ruscica su Gallo, punizione già battuta, Grazioso. Berani, attaccato da Abdullahi, riesce in qualche modo a servire a sinistra il giocatore neoentrato russo e poi colpetto Iannizzotto per il portiere Polessi, Genovese. Nicotra, Bartoluccio, Genovese, con una finta elude l'attacco di battaglia, il numero 6 calatino, apertura a sinistra, c'è l'anticipazione di Giampiccolo che riesce a servire Ancione, Ancione ancora per Giampiccolo che si lascia il pallone dietro, ma resta in attacco l'ACI di Sant'Antonio con questa azione prolungata, il tiro da lunga distanza di Gallo fermato da Buttiglieri, palla poi domata da Ruscica, subito la verticalizzazione, scavalcato dal pallone Abdullahi e dunque sfera facile preda di Mistretta che ha già chiamato in causa Pandolfo. Riparte dalle retrovie l'azione dell'ACI Sant'Antonio, il pressing di Abdullahi,
la sponda buona di Berani, il palleggio di Grazioso, ottima la sua giocata, va a rompere e chiude bene il giocatore Bartoluccio, quindi già quinta ancora a destra per Bartoluccio in posizione di ala destra, Bartoluccio guadagna metri importanti, ancora in aria per Abdullahi, un attimino lungo il passaggio, esce con buona scelta di tempo, Mistretta e blocca a terra. Tutto questo, gentili telespettatori, allo scoccare del 25esimo della ripresa, qui al primo buongiorno di Caltagirone con le Aquile sempre in vantaggio. 3-0 sulla formazione bianco-azzurra, la volata a sinistra di Berani che non trova la collaborazione di un compagno, russo nella circostanza, la palla che si vede in faro laterale, semplice rimessa a favore dei biancorossi, che ricordiamo fino a questo momento sono in campo con gli stessi medesimi schierati da mister Buoncompagni sin dall'inizio. Ha sicuramente giocato bene il team biancorosso anche oggi, in gran forma peraltro anche sul piano atletico. Intanto c'è questa sventagliata in avanti per lo scatto perentorio del solito Abdullahi che ha la meglio, ma si alza la bandierina, l'arbitro dice che ha commesso fallo, attaccante numero 9 ai danni di Pandolfo, ed ecco come è andato il calcio di punizione per l'AC di Sant'Antonio tra le proteste dei tifosi New Eagles assiepati lì nei giardinetti che fungono da tribuna nord-est qui al primo buongiorno. Intanto la chiusura in out di Nicotra. Grazioso. Di Marco ha messo ancora su Grazioso, attaccato da Lupica, difende molto bene la palla il numero 10 bianco-azzurro, riesce a servire Berani, Berani attaccato da Giaquinta, lo elude con un'ottima finta di coppa, la palla sulla sinistra, la palla di traversone sul secondo palo, riesce a metterci la testa Iannizzotto, ma la palla è recuperata ancora in attacco da Giampicco, da Ancione, Ancione la dà a Gallo che viene spostato fallosamente da Giaquinta e messo a terra, l'arbitro ben appostato fischia, segna calcio di punizione per il Città di AC Sant'Antonio, che dunque fruisce di un piazzato importante. Ma attenzione, in un certo senso l'avevamo chiamata evidenziando il fatto che i chialatini erano in campo gli stessi medesimi, adesso però mister Buoncompagni sta di fatto per effettuare la prima sostituzione, mi pare sia Francesco Nobile pronto ai bordi del campo, accanto a lui c'è il ragioniere Angelo Raspina, segretario della formazione nonché dirigente delle Aquile Calatine. Dunque l'arbitro non fa effettuare la sostituzione, prima dunque fa eseguire questo piazzato dai 26 metri, pronto col suo sinistro Ancione, fischia l'arbitro, il sinistro di Ancione impattato da Buttiglieri e Nicotra in collaborazione con deviazione in out, rimessa in attacco già effettuata, la palla per Grazioso, Grazioso attaccato da Bartoluccio in maniera fallosa, dice l'arbitro, che fischia nuovamente e comanda nuovo calcio di punizione per gli ospiti. E adesso fa effettuare la sostituzione, esce dal rettangolo di gioco un ottimo Abdullahi che ha certamente giocato una gran partita, sicuramente tra le migliori sin qui disputate in questo torneo 2016-2017. Gol, vantaggio all'ottavo, ricordiamo, di Rapina, di velocista, chi più ne ha più ne metta, e poi l'ottimo assist di Petto per il 2-0 di Enrico Ruscica. Sostituzione che ricordiamo viene effettuata al 28esimo del secondo tempo. Intanto punizione ancora per l'AC Sant'Antonio, stavolta credo sia Grazioso sul punto di battuta, palla il suo traversone a centro aria, la testa di Nicotra che alza questo campanile, poi la rovesciata, la palla pericolosamente in aria, la mette fuori Genovese, resta in attacco il sinistro a lunga distanza di Giampiccolo, impattato da Bartoluccio, poi la palla mantenuta in campo da un maidomo Berani, Berani palleggia bene, riesce a servire Russo che svirgola all'esterno sinistro con palla molto lontano dai pali della porta di difesa da Polessi. Ricordiamo il parziale nuovamente qui dal Pino Buongiorno, Aquile Calatine 3 AC Sant'Antonio 0, terzo gol nel secondo tempo.
realizzato da Amadou, che ha approfittato di una piccola incertezza difensiva dell'AC Sant'Antonio. Intanto l'anticipo di Marco, il rimpallo che favorisce Gia Quinta per un attimo, ma recupera palla l'AC Sant'Antonio, la chiusura di Annizzotto in fallo laterale. Rimessa già effettuata da Russo, che mette in movimento Gallo. Gallo sbaglia la misura del passaggio, lo intercetta Amadou, c'è il contrattacco tentato da Gia Quinta, ma in anticipo Sapienza che riesce a servire Mistretta, è finito però a terra in piena area di rigore avversaria. Amadou, protestano i tifosi, non i giocatori, scontro evidentemente fortuito con l'avversario, in conseguenza del quale ha riportato alla peggio proprio l'attaccante numero 11 delle Aquile Galatine, che è lì a terra nel cuore dell'area di rigore della formazione avversaria. Si rialza comunque Amadou. Intanto altra sostituzione, stavolta la effettua Mister Platania, la seconda tra le fila dell'AC Sant'Antonio. Vediamo qual è il giocatore che sta per entrare in campo. Esce Ancione, entra Pirracchio. Mezz'ora esatta, diciamo abbondante, di questo primo tempo, di secondo tempo. Seconda sostituzione tra le fila del Città di AC Sant'Antonio. Intanto sportivamente Amadou restituisce palla agli avversari. Mistretta. Pandolfo, Sapienza, l'anticipo di destra di Luppica, la palla recuperata ancora da Pandolfo che rilancia le sue tre quarti avversari, ottimo lo stop di un ottimo sul piano tecnico Grazioso, difende palla il numero 10, Berani, c'è spazio per Gallo, servito ai 30 metri ma è difettoso il suo controllo, gli ruba palla Nobile, poi Ruscica e quindi Buttiglieri. Bartoluccio, di prima davanti un po' svirgolato il rilancio, fermato da Di Marco, difende molto bene palla il numero 5 bianco-azzurro dall'attacco di Lupica, quindi Gallo, c'è spazio a detenzione per Gianpiccolo sulla corsia di destra, si può coordinare per il traversone, lo finta, rientra sul sinistro, mette palla in mezzo, la allontana Nicotra, poi Nobile, difende palla molto bene, viene attaccato fallosamente dall'avversario, l'arbitro interviene e comanda calcio di punizione a favore delle Aquile Calatina. Aveva protestato, aveva accennato anche, se vogliamo, a una piccola reazione Francesco Nobile e l'arbitro lo ha subito, come dire, tranquillizzato. Buttiglieri, Nicotra. Anche Nicotra sul piano fisico tornato ai livelli ottimali in queste ultime partite. Autentico geometra dell'azione calatina. Gallo, Gianpiccolo, non riesce di fatto a mantenere la palla in campo Russo, la rimessa è biancorossa effettuata da Annizzotto, ancora su Buttiglieri, subito attaccato da Russo. Buttiglieri riesce a servire Annizzotto, Annizzotto va al palleggio aereo, poi rompe battaglia di testa a deviare la palla in fallo laterale. La rimessa è biancorossa. Rimessa effettuata su Ruscica che da Tergo viene messo a terra da Gallo. L'arbitro assegna ancora calcio di punizione a favore delle Aquile Calatine. Genovese. Bartoluccio. Incespica e perde palla. Grazioso. Pronto il cross al limite. L'anticipo di Buttiglieri, la palla che schizza, esce dai propri, tocca il pallone appena fuori l'area di rigore Nicola Polessi, punizione battuta, sorpresa, attenzione, irrompe però
con buona scelta di tempo genovese ad evitare il peggio. La palla adesso messa a terra da Lupica, attaccato, riesce a servire Iannizzotto, rimpallo che fuorisce ancora Giampiccolo che la mette in mezzo per la corrente Berani che allarga il gioco sulla sinistra, ha sprombattuto adesso la formazione bianco-azzurra, ridosso dei 16 metri avversari con la palla servita su Battaglia che si gira bene ma sbaglia totalmente la mira, scaraventato la palla direttamente a fondo campo. Ma va lodata l'azione in termini di, come dire, caparbietà, insistenza e anche talvolta precisione per i primi passaggi effettuati dalla formazione di mister Platania. Intanto altra sostituzione tra le fila delle Aquile Calatine, abbandona il rettangolo di gioco Amadou, autore, lo ricordiamo, del terzo gol, se non ricordo male dovrebbe essere il suo secondo stagionale in questo torneo di promozione. Mi suggerisce il collega Sain Bene a prendere il suo posto il numero 13 Gulizia, che credo faccia il suo esordio nel torneo di promozione, se non erro giocatore della formazione juniores di mister Giacomo Messina. Esce anche Alex Giaquinta, il suo posto viene preso da Mario Parisi. Per i neoentrati ci saranno 10 minuti più recupero da giocare. Ci avviciniamo infatti al 35esimo minuto e mezzo della ripresa. Intanto la palla a centrocampo recuperata da Lupica che contrasta in maniera fin troppo vigorosa l'avversario, dice l'arbitro, che resta il gioco e comanda calcio di punizione ancora per l'AC Sant'Antonio, che malgrado sotto di 3 gol, sempre con tanta, come dire, dignità e buona volontà cerca di mantenere il possesso della palla, se non altro e impostare tanto in tanto qualche buona azione, ma mai di fatto in questo secondo tempo è riuscito a calciare in maniera pericolosa verso la porta difesa da Polessi. Intanto Pandolfo a sinistra chiama in causa il giocatore Di Marco, poi ancora Pandolfo che lancia lungo in una zona morta, nel senso che non ci sono compagni, e la palla che si spegne a fondo campo, rimessa a favore dei biancorossi, il solito Polessi dall'area piccola. Il sinistro nella zona di Mario Parisi, anticipato di testa da Giampiccolo in fallo laterale, rimessa a biancorossa. Si incarica Iannizzotto della battuta, come sempre da questa parte. La testa di Mario Parisi, l'intervento di Sapienza, la palla intercettata da Ruscica, che però tocca male col sinistro, scaraventando direttamente in fallo laterale. Rimessa già effettuata, Gallo. Ha un po' di spazio, lo sfrutta davanti a sé, il numero 7 Biago Azzurro, verticalizza nella zona di Battaglia, Battaglia difende palla, poi c'è il raddoppio di Lupica che lo ferma, irrompe il neo entrato Gulizia, la verticalizzazione che viene intercettata da Pandolfo, quindi Gallo, ancora pressing a centrocampo dei biancorossi con Lupica in collaborazione di Nobile, ma c'è il traversone in mezzo all'aria, facilmente bloccata la palla da Polessi, già la rimessa in gioco, Ruscica. Sbaglia però il passaggio, attenzione alla palla intercettata da Battaglia che cerca il varco per il destro e poi la respinta in qualche modo dei difensori biancoazzurri e biancorossi, ma attenzione, restano in attacco quelli dell'AC Sant'Antonio con questa chiusura ottimale di Iannizzotto che si rifugia in fallo laterale. Biancoazzurri che peraltro hanno reclamato un calcio di rigore per un presunto fallo di mano, intanto rimessa effettuata, la palla sventagliata in mezzo per Berani ai 25 metri, il servizio che raggiunge il giocatore De Marco. Di Marco e poi il rilancio verso la tre quarti avversari effettuata dai difensori biancorossi. Riparte dunque dalle retrovie l'azione dell'AC Sant'Antonio, all'impostazione c'è il numero 3 Sapienza, al piccolo trotto sbaglia l'aggancio Berani, se ne è in possesso Gulizia che subito verticalizza ma finisce in offside Lupica e sfuma questa opportunità di contropiede delle Aquile Calatine. Terza e ultima sostituzione anche tra le fila dell'AC Sant'Antonio, il mister Platania sta per andare in campo con la casacca, se non erro, numero 13 Lazzara, che prende il posto di Pandolfo. Bene.
39 adesso i minuti nel corso del secondo tempo, ricordiamo il parziale Aquile Calatine 3, AC Sant'Antonio 0. Riparte dalle retrovie dei biancoazzurri l'azione, Gallo come sempre, playmaker a centrocampo della formazione mista Platania, la sventagliata a sinistra per il neo entrato Lazzara, la palla intercettata in qualche modo da Bartoluccio, recuperata ancora da Gallo, Gallo fra tre avversari e viene fermato da Gulizia che guadagna pure la rimessa a favore delle Aquile. Partito che ovviamente non ha più storia dopo soprattutto la terza marcatura arrivata nel corso di questo secondo tempo, lo ricordo ancora, realizzata da Amadou, anche parecchio positiva la sua prestazione quest'oggi, il mandato in campo rispetto alla formazione di 8 giorni fa al posto di Altamore. Intanto c'è rimessa in attacco per il Città di AC Sant'Antonio effettuata a beneficio di Grazioso, Grazioso che carica il destro. Aveva avuto spazio, tempo per mirare, ma colpito male la sfera molto lontana dai pali della porta di Polessi. Conferma dunque l'ottimo stato di forma il team guidato da Samuel Buoncompagni, che oltre a mantenere appunto uno stato di forma eccellente ha, come dire, affinato sul piano tattico i meccanismi delle proprie azioni. Intanto la palla ben domata e recuperata da Buttiglieri, che adesso mette in movimento Mario Parisi. Mario Parisi cerca un dribbling a rientrare, non abbocca il suo diretto avversario che è stato Gallo nella circostanza, che ha disimpianato dall'indietro per Sapienza, e quindi a palla per il neo entrato Lazzara. Lazzara si allarga nella corsia di sinistra per dunque chiamare in causa Di Marco. Di Marco cerca compagni liberi, li trova nel compagno Sapienza, quindi Giampiccolo. Lungo lancio verso la tre quarti avversaria, colpisce di testa Grazioso, rimpallo che favorisce Berani, ancora Grazioso ai 25 metri, cerca il varco per la battuta, lo ferma prima Tu Buttiglieri, poi ci prova a caricare il sinistro Lazzara, in cattiva coordinazione spara lontano. Ancora Polessi per la rimessa da fondo campo. Polessi ha comunque effettuato un paio di interventi certamente non facili nel corso soprattutto del primo tempo, ma attenzione a questa ripartenza sulla sinistra di Lazzara, Lazzara che è attaccato da Genovese, parte il tiro cross, lo ferma Buttiglieri con l'esterno sinistro deviando in corner, calcio d'angolo numero 7 per i biancoazzurri, uno soltanto ne ha battuti in questo match paradossalmente il team biancorosso. E mi pare lo stesso Lazzara che si incarica della battuta, parte il traversone a centro aria, allontana in due tempi Francesco Nobile, poi la palla a centrocampo domata bene da Sapienza che la mette a sinistra a beneficio di un giocatore che è stato scaraventato a terra da Gulizia che prontamente chiede scusa, credo si trattasse di Gallo. Punizione biancoazzurra, Di Marco credo sul punto di battuta. Parte il lungo traversone sul secondo palo, chiama palla e blocca con sicurezza Polessi. Di controbalzo, rilancia lungo Polessi verso la tre quarti avversaria, nella zona di Nobile che tenta uno stop, in qualche modo riesce a servire Lupica, la verticalizzazione mediata per lo scatto di Gulizia e netto anticipo Mistretta che blocca in uscita. Gallo riesce a servire in qualche modo lo scatto perentorio di Russo, Russo che cerca di guadagnare la linea di fondo, ottima la chiusura in scivolata di Buttiglieri che si rifugia in fallo laterale, rimessa già effettuata, la palla su Berani, Berani contratto da Parisi, il biancorosso mette la palla fuori, altra rimessa biancoazzurra già effettuata, ancora Gallo attaccato da Nicotra, Gallo mantiene il possesso della palla, accelera il raddoppio, riesce a servire Berani, commette fallo Parisi ed ecco accordato il calcio di punizione per il Città di AC Sant'Antonio. Rimangono sul punto di battuta lo stesso Berani e Gallo, due uomini vanno a formare la barriera dinanzi al pallone, barriera che viene messa alla giusta distanza dal signor Fragala, arbitro dell'incontro. Resta dunque Berani sul punto di battuta di questo piazzato. Tanti sono i giocatori biancoazzurri a ridosso dei 16 metri avversari.
senza voce ormai Polessi che dispensa indicazioni tattiche, parte il traversone a centro aria, la testa di Lupica, anzi Genovese a mettere fuori, la palla recuperata, batti e ribatti sulla tre quarti calatina, la mantengono in loro possesso i biancoazzurri con questa sventagliata di Sapienza nella zona di Pirracchio che non riesce poi alla fine a mantenerla in campo, c'è rimessa biancorossa. Sta per scoccare il novantesimo. Vediamo un po' quanto ha segnalato tre, se ho visto bene, 3 minuti di recupero, dunque tutte le sostituzioni buone alla sostanza. Nicotra di prima, bene a sinistra su Giannizzotto. Dunque, ribadiamo, gentili telespettatori, siamo nel pieno recupero di questo match tra le Aquile Calatine e l'ACI Sant'Antonio sul parziale di Aquile 3, Città di ACI Sant'Antonio 0. 3 i minuti concessi dal signor Fragalà, arbitro dell'incontro. Intanto Luca Lancio ancora in verticale, facilmente controllato da Buttiglieri, che lascia sfilare l'indietro per la pronta uscita di Polessi che fa suo il pallone. Con calma l'estremo difensore biancorosso adesso si porta verso il limite della propria area per rilanciare lungo verso la tre quarti avversaria, la palla che rimbalza a terra, vi si avventa Nobile che la colpisce di testa, la palla che viene però fermata bene dal giocatore Di Marco che la porta verso la linea centrale, viene contratto da Lupica in maniera fallosa di Celabio, punizione già battuta da Gallo e il tocco, attenzione, di Russo che mette in movimento Grazioso, Grazioso che entra in aria ma lo ferma molto bene con ottima scelta di tempo nella chiusura genovese. Insiste la formazione però biancazzurra in avanti, non si concretizza questa azione che dunque viene vanificata dalla deviazione al di là della linea di fondo campo, rimessa da fondo a favore delle Aquile Calatine. Sfiora di testa Nobile, la palla viene intercettata da Sapienza che rilancia in avanti, spara la porta, difende molto bene, battaglia per la corrente Berani, Berani carica il destro, la palla di un 50 cm a sinistra dalla porta difesa da Polessi, ma sicuramente battuta insidiosa quella del numero 8 biancoazzurro che ha ben caricato il suo destro mirando quasi in maniera precisa. E quindi ancora una volta gli uomini di mister Platania ci hanno provato dalla distanza ma sono stati poco fortunati, se così vogliamo dire. 46 primi, 40 secondi di gioco, ancora una 80ina di secondi da giocare di questo match che, come più volte sottolineato in cronaca, ma attenzione a questa palla recuperata da Giannizzotto che cerca la verticalizzazione, pallone che viene subito attaccato da Nobile ma fermato molto bene da Sapienza che si rifugia in fallo laterale, ma vediamo che l'arbitro ha un faccia a faccia con Francesco Nobile, il quale si era lamentato di un fallo non segnalato dal direttore di gara. Ad ogni buon conto il gioco riprende con questa rimessa in attacco a favore delle Aquile Calatine, pronto Giannizzotto ad effettuare la battuta a beneficio di Mario Parisi sulla corsia sinistra, subito attaccato e fermato nella circostanza da Gianpiccolo che rilancia in avanti, il suo servizio viene fermato da Nicotra, apertura a destra, c'è spazio per Lupica che carica il destro ma svirgola la battuta colpendo di fatto di esterno collo e scaraventando molto lontano dai pari della porta difesa da Mistretta. Nulla di fatto, pochi secondi al 48esimo, dunque siamo alle battute conclusive di questa partita che si è messa subito bene per gli uomini di mister Buoncompagni, passati in vantaggio, lo ricordiamo, esattamente all'ottavo minuto grazie al gol tra virgolette di rapina effettuato da Abdoulaye che è stato molto bravo appunto a tre quarti avversari a rubar palla, ma attenzione a questo lungo lancio nella zona di Russo, è in anticipo Giannizzotto che difende la rimessa da fondo campo e lo fa con mestiere e arriva di fatto il triplice fischio del signor Lorenzo Fragalà, arbitro della sezione di ACI Reale, a sancire la fine di questo match che dunque, ribadiamo, le Aquile Calatine si aggiudicano con il risultato di 3-0 sul Città di ACI Sant'Antonio. Velocemente l'ordine delle marcature, la prima ha effettuata come stavamo dicendo da Abdoulaye esattamente all'ottavo minuto, Abdoulaye ha come dire, come meglio non si poteva, approfittato di una piccola incertezza difensiva sulla tre quarti avversaria rubando palla al suo diretto marcatore, si è subito involato
andato verso la porta difesa di Mistretta, che è uscito ma nulla ha potuto sul preciso diagonale di piatto destro, con palla che appunto si è insaccata nell'angolino basso alla destra di Mistretta. Il raddoppio arrivava esattamente 3 minuti dopo, all'11esimo, bella azione sulla sinistra di Abdullahi, già quinta, palla messa in mezzo per la precisa sponda di petto effettuata da Abdullahi, che metteva nelle migliori condizioni, riuscire di calciare d'interno quello destro e mettere ancora la palla nell'angolino più lontano. Poi il secondo tempo, giocato con scioltezza tattica, con dunque, come dire, tra virgolette, disinvoltura dagli uomini mister Buoncompagni, forti del doppio vantaggio che poi diventava di 3 marcature grazie al gol realizzato esattamente al 20esimo da Amadou, anche stavolta lui molto veloce e bravo ad approfittare di un'altra incertezza fra i difensori centrali, l'estremo difensore appunto Mistretta, indeciso nella circostanza, preciso l'interno colo destro di Amadou da 20 metri che si insaccava nella porta ormai sguarnita. È di fatto il 9° risultato utile consecutivo delle Aquile Calatine, che dunque collezionano qualcosa come 23 punti in 9 partite, un ruolino praticamente da prima in classifica. E quindi, se non fosse per il ritardo accumulato nel corso della prima parte della stagione, sarebbero in posizioni sicuramente ben diverse rispetto a quella attuale, che comunque è importante, piena playoff, piena quinta posizione. Ribadiamo dunque il finale qui dal Pino Buongiorno di Caltagirone: le Aquile Calatine battono il Città di Aci Sant'Antonio 3-0. È tutto, la linea può tornare allo studio.